Buon Motoday e bentornati incredibile su Project Playtime in un seguito di episodio pazzesco. Perché dico seguito di episodio sus? Perché nello scorso episodio, che io ho registrato poco fa, avevamo quasi vinto la partita come specialisti. Ma purtroppo non ho capito se è stata la mia connessione che mi ha detto proprio sciaone, oppure è stato un problema di questo gioco. Ma di fatto, se vi rivedete quella partita, hanno tutti cominciato a correre contro il muro e si è disconnesso tutto quanto. E quella partita è andata persa. Peccato, perché avevamo veramente vinto 6 pezzi su 6, il treno era pronto. E una Wacky veramente stupidino. La seconda partita ovviamente è stato un massacro, perché quando hai uno che sa usare Mammy Long Legs, come dire, è una partita facile, perché Mammy Long Legs, ricordiamolo, secondo me è la più forte di tutti, pure di Boxy Boo, anche se uno skillato con Boxy Boo ancora non l'ho trovato. Poi per quanto riguarda noi, le ho comprate nello scorso episodio, ma non ne abbiamo usata neanche una, perché erano tutti bravi, a parte nella seconda, che però non ho avuto neanche il tempo di aiutare gli altri, perché è stato un massacro la seconda partita. Comunque abbiamo quella per curare, quella che aiuta a tirarli fuori dai buchi incredibili, e lo scudo che non ho ancora provato. Oggi proveremo questo, rifaremo un'altra partita come specialisti nella speranza di vincere stavolta e vai, vediamo un po'. Oh, 7 su 7, fortunato. Abbiamo pure comprato un'abilità da usare come mostro. Vabbè, facciamo random. Ho comprato quella che ha usato Lucky Wacky nello scorso episodio, che disattiva tutti quanti i grappacchi per tipo 15 secondi. Però ripeto, conviene assolutamente usare punti per comprare abilità come specialista e portare upgrade come specialista rispetto al mostro. Perché il mostro ha uno slot solo, lo specialista ne ha 3, no? Poi per carità, pure le abilità da mostro sembrano simpatiche, però tu come mostro hai già le tue di abilità. Conviene assolutamente usare i punti come specialista. Per adesso noi continuiamo questa specie di build support. Ma le ho di enigmi non è che siamo fortissimi, più che altro perché alcuni non l'ho capito. Cioè quello del pianoforte è carino, quello che devi mettere a posto il quadro pure, però ce n'è stato esempio quello della sfera che non l'ho capito. C'è un altro pure sus, mi potreste dire perché non usi punti pure per comprarti qualche cosa di bello da metterti addosso, e non avete tutti i torti. All'inizio secondo me è meglio dare una mano ai nostri incredibili colleghi specialisti se si può vincere qualche partita. Mi sa che becco sempre lo stesso sto gioco, lo riconosco perché è l'unico che ha la skin di Aki Waki completa dorata. No, questi sono tutti quanti appena arrivati. Te pareva? Subito! Non c'è tempo per divertirsi, ragazzi. Subito, un Huggy Wuggy ferocissimo abbiamo beccato. Abbiamo beccato un Huggy Wuggy letale. E già uno è ferito, bene. Cioè, quelli della prima partita dell'altro video, ragazzi, ma quanto erano forti da 1 a 10? Cioè, troppo forti. Cioè, non sono stati mai colpiti. E c'era un Huggy Wuggy lì, eh. Ok che, ripeto, non era un giocatore fortissimo che usava quell'Huggy Wuggy. Già ne ha fatti 72, eh. Ok, abbiamo aiutato uno. A me aiutare i miei colleghi. Bene, ha usato di nuovo... Ah no, questo è un altro, non è quello che non ce li fa usare. Questo mette... Boh, non so che fa questo. 1 su 6. Buono. Perfetto, un altro acquittato. Molto, molto bene. Io per carità, aiuto tutti, Però, 1 su 6, mamma mia. C'è speranza. Questo è quello fortissimo. Che lo vedo molto impegnato. Ai, 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 ai. Ah, un altro acquittato, molto bene, ragazzi. Questa partita sta andando veramente bene. Io dico che lui è skillato, ma non è che lui si diverte semplicemente a trollare i mostri. Perché non è che ho capito che se si vince pure, se il mostro non riesce a ciuffare tutti, eh. Ce l'ho dietro il sedere, però, ragazzi? Cioè, ce l'ho proprio dietro. Come lo sento, come lo sento. Huggy Wuggy nel sederino. Tralala. Ragazzi, questa dura poco, questa partita. 2 su 6, però la vedo veramente lunga. Senti i passetti sus. Questa qui dovrebbe darti tipo una nebbia in faccia, però io non la vedo sta nebbia. Ah, ecco che mi stavo dicendo prima, proprio non so scusa, ma mi chiedo io se vi faccio perdere tempo 9 minuti. Secondo voi vinco la partita? Io non credo ci sarebbe pareggio sus. Vediamo un po' se mi vede. Mi ha visto. Ok, abbiamo aiutato il nostro amico. Dobbiamo puntare a aiutare quell'altro. Mi dà l'idea che tutto quello che sto facendo è veramente inutile. No, cavolo, cavolo. Niente, ci abbiamo provato. Guarda che Wuggy come mi tiene stretto. Mannaggia, non pensavo che il filo si staccasse. Ha perso, adesso abbiamo perso veramente. Ha salvato Joker. Ci vorrebbe un miracolo per vincere questa, eh. Su 6, se rimaniamo vivi, sani e bevi tutti quanti, cioè una minuscola possibilità. Se vengono feriti, ragazzi, corro subito ad aiutarli. Che non trovo i puzzle adesso.
Stavo provando a risolvere il puzzle, ma mi ha visto anche Wacky, quindi devo fuggire alla velocità della luce. Matteo, ce lo siamo giocato. Partita, ragazzi, logorante pure questa, eh. Pure il gioco era andato. Mi sa che è andata. Dite che se lo tengo fermo 5 minuti non vince lui? Pareggio, dici? Non so se ne vale la pena. Lo stiamo facendo arrabbiare un po'. Almeno quello. Perché me lo segna verde? Non so che succede se passano 2 minuti. Io sono ancora vivo, eh. Perché mi segna che posso andare sul treno? Ho perso perché non ho le 6 su 6. Ditemelo voi, eh. Magari sto sbagliando io e se vado sul treno mi fa scappare, ma non credo perché ho 4 parti su 6. Pensa quanto si sta arrabbiando in questo momento. Posso sentire l'audio che mi sta mandando quest'uomo. È tutto inutile quello che sto facendo. In realtà vince lo stesso lui, eh. Però mi pare che per vincere devi buttare tutti quanti nel tombino. Quindi si starà arrabbiando tantissimo, mamma mia. Mi ricorda una delle partite, non mi ricordo se l'ho fatta con Boxy Boo. Un ragazzo si era nascosto e non l'ho trovato ed è finito in pareggio, infatti. Cioè, qual è il vantaggio di fare questo? Che non vieni ammazzato? Cioè, io guadagno 80 punti e lui niente. Se trovasse subito una partita, ve la faccio vedere un'altra, dai. Comunque, voglio farmare per tutti i punti, eh. Cioè, ti dà veramente niente di punti, eh. Che poi l'altra volta ho detto che voi non vedete, ma vedete che la mia telecamera sta sopra il match starting, no? Però voi vedete il player found. Sicuramente c'è più gente dell'altra volta, questo è un buon segno. Dai, 7 su 7, dai. C'è una parte di me che soffre ancora per l'altra volta che era vinta la partita. Sapete che vuol dire 6 pezzi su 6? Eravamo tutti vivi col treno pronto. Stavamo per andare lì e poi è successo un casino. Non so che è successo. Mi avete detto che ci sono buone notizie per quanto riguarda il capitolo 4 di Poppy Playtime, che dovrebbe uscire, ha detto, il CEO della mob in un tempo incredibile. Tra l'altro mi avete raccontato che ci sono stati un sacco di problemi interni, che insomma spero si siano risolti. Mi avete raccontato che non è che si è comportato benissimo il CEO della mob, eh. E un'altra notizia incredibile è che la famosa fase 4 sta per uscire, quindi con Catnap, Miss Delight e tanta bella gente. E dai, appena iniziati subito Mammy Long Legs. E dai che è persa pure questa. C'è niente da fare, ragazzi. Mammy Long Legs, easy win proprio. Easy win. Cioè, avete fatto caso che tutti usano Mammy Long Legs? A parte prima quello che ha usato Aggiwaggi per simpatia. E già uno è morto. Niente, ragazzi, non c'è speranza. Non si vince. Ok, uno l'abbiamo completato, ma io non vorrei dire niente, ma abbiamo già perso, eh. Cioè, Mammy Long Legs è troppo forte. Cioè, sono già tutti morti. Com'è possibile che sono tutti morti? Questa partita è finita prima di iniziare. Una cosa mostruosa. Uno ha scritto no in chat. Vabbè. Ah, beh. Scusami? Come fa a colpire con un tizio che porta appresso? Ah, pensa che paraculo! Pensa che paraculo! Non ci ho mai pensato! Hai capito che fa questo? Li secca tutti prima e poi li porta dentro. E c'è pure la skin di Mammy Long Legs caramellata. Cioè, questo è proprio un pro player di Mammy Long Legs. C'è proprio speranza, cioè. C'è proprio speranza. È molto furbo questo. Cioè, questo è riuscito a seccarne tipo 5 in un minuto, non so come ha fatto. E poi piano piano si riporta a Nan. È una tecnica vincente alla grande, proprio. Ho solo da imparare da questo maestro. Ho solo da imparare. Una tecnica non ci avevo pensato, sinceramente. Però non è possibile che fa così tanto danno a sta fare. Questa credo sia la partita che ho perso in più in tempo di record. In assoluto. Non so se aspettare che venga catturato quello che piglia 2 punti. Vabbè, qui te riprovo, dai, questo è proprio stato un massacro. Che ticket prendo? Ah, new reward. Non so se provare a fare un'altra, vediamo un po'. Veramente wow, Mammy Long Legs. Con la skin tra l'altro di Mammy Long Legs caramellina, eh. Tanta roba, una dolcezza in tutti i sensi proprio. Non ve la taglio la partita di poco fa perché è stato un massacro. Almeno capite la potenza di una Mammy Long Legs skinnata usata da uno o sus, quindi non credo che vinceremo questa, eh. Per carità, è divertente essere specialista quanto vi pare, però è molto più divertente essere mostri, non c'è prova a partire. Cioè, io posso provare a essere utile agli altri, avete visto, a fare qualche enigma, però alcuni non ho ancora capito come si fanno velocemente, capito? A meno che dovrei fare la build per fare in modo di fare ah, è vero, potrei farmi la build con le passive che mi aiutano con gli enigmi. Quello potrebbe essere una cosa simpatica da fare in futuro. Però, come vedete, c'è entrata come mostro, la vita è troppo più facile. Ah, questo è perfetto, neanche siamo arrivati alla partita, ragazzi, è finita qui. Non so, avete visto, mi ha caricato la partita e mi ha sputato. Io non so se è il problema di gioco oppure oggi la mia connessione che mi sta facendo un po' nervosire, eh. Allora, prima abbiamo incontrato una Giwaggi e una Mammy Long Legs. Una l'abbiamo vinta e l'altra l'abbiamo persa. Ma abbiamo incontrato una Giwaggi ed è finita a pareggio. Una Mammy Long Legs che ci ha distrutti, proprio distrutti. Vediamo. Però Boxy Boo, come vedete, è poca gente che usa Boxy Boo, eh. Ci sarà un botto di Catnap, secondo me. Tra l'altro, piccola chicca, secondo voi come sarà il gameplay di Catnap?
Secondo me Kat ha la paura di un'abilità che può giustamente sparare il fumo rosso. E tipo che ne so, tu magari ti stordisci e rimani paralizzato. Secondo me Kat per cui potrebbe essere veramente tossico. Più tossico di Mamilo Glex. Perché magari gli danno qualche abilità che può... Oddio no, in realtà Mamilo Glex ha l'abilità più rotta. Perché si può appiccicare ai muri, tipo ragno. Cosa che io non ho fatto nel mio gameplay di Mamilo Glex, perché non pensavo reggesse così tanto. Guarda che bello questo con la skin da maggiordomo. E poi c'ha l'abilità che se ti perdi, lei ti vede, no? Sta laggando di nuovo, mi sa, vero? Ragazzi, state vedendo questa scena? Ragazzi, io lascio tutto in video, eh. Mi stavo muovendo io, gli altri no, ve lo dico. Non so se è un problema mio o è il gioco oggi. Sempre un gioco in accesso anticipato, eh. E mi sa che finisce così, ragazzi. Niente partita numero 3. Ah, vi stavo dicendo, Catnap secondo me sarà così. Miss Delight, se mai mettono Miss Delight, boh. Secondo me dovrebbe avere l'abilità di rompere le cose, tipo. Che può spaccare le porte e non le puoi ricostruire, una cosa strana, insomma, qualcosa del genere. Sarebbe carino se mettessero Dog Day. Gli mettono, che ne so, l'abilità che può evocare i Smiling Critters piccolini, magari, no? Non lo so, qualcosa del genere. Sarebbe fighissimo, dei minion che colpiscono i giocatori e lasciano moribondi, no? E poi Dog Day se li prende e li porta via. Tornerà a giocare un po' di gente, spero, eh. Però dovrebbero aggiustare un po' i server. Primo episodio, ragazzi, con tutti questi problemi, eh. 5 su 7, vediamo un po'. Tanto quando dice 5 su 7 mi chiedo, li avrà trovati altri due oppure giochiamo già di partenza con meno due giocatori? Io non mi riesco a immaginare questo gioco non in accesso anticipato. Cioè, cosa ci possono mettere? Il gameplay è questo. Potrebbero aggiungerci qualche modalità diversa, però non so, o specialista o mostro, non lo so. Allora, si riprova? Mamma mia, due siamo, eh. Mazza, troppa gente, ragazzi, fermatevi. Dai, vabbè, ma sta prendendo in giro, serio, siamo io e un altro. Dai, vabbè, dai. Ragazzi, io ci sto provando, ve li farò vedere tutti questi tentativi, ma non è possibile, no? Dai, su. Ve li farò vedere tutti perché è esilarante come cosa, però. Se pure questo matchmaking va via, lascio perdere, ragazzi, però ve lo sto facendo vedere, Non mi carica la partita. Credo sia il gioco, perché adesso la connessione mi va bene, ma meglio di prima. Non ce la fa il gioco, cioè c'è proprio un problema nel gioco, vedi? Che adesso lo sto guardando il modem, ragazzi. Prima lampeggiava, adesso sta messo bene invece. Questo sarà il quarto tentativo che provo a fare una partita nuova. Niente. Mi si blocca sempre così. O mi carica la parte dopo. Ragazzi, può capitare, è un gioco in accesso anticipato, ragazzi. Bisogna apprezzarlo per quello che è. Ci regala forti emozioni, però certo non è come giocare un capitolo di Poppy Playtime, eh. Cioè, c'è una differenza. Se avessero messo la cura, un quarto della cura che c'è in Poppy Playtime anche in questo gioco, invece di fare il gioco su Roblox di Poppy Playtime Forever, come si chiama, magari aggiornare questo, che dite? Però va bene, non faccio il polemico. Vabbè, ragazzi, dai, vi farò vedere di più della prima partita e vi farò vedere la seconda, vi farò vedere tutti i tentativi per provare a fare la terza partita. Ragazzi, ci ho provato, l'avete visto, il quarto tentativo che mi crash. Oggi provo il gioco in modalità RIP, riposa in pace. Ragazzi, che bello, siamo voi, ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video incredibili in questo arco narrativo pazzesco, incredibile, assurdo. Che bello, siamo voi, ci vediamo alla prossima puntata.